Ancora nessun accordo tra la Grecia e i creditori. Il governo di Atene ha annunciato che intende accorpare al 30 giugno tutti i 4 pagamenti dovuti nel corso del mese, facendo slittare la scadenza di oggi, ed è la prima volta. Ma i creditori chiedono ad Atene misure ulteriori per 4,5 miliardi di euro a partire da luglio. In tarda serata una telefonata tra Tsipras, Merkel e Hollande non ha sciolto i nodi rimasti. Il voto di 3 istituzioni, spiega poi Angela Merkel, ha un peso significativo per ogni Stato membro, ma nel frattempo ci sono continuamente i feedback degli altri Stati. Da un lato ci sono i partner che negoziano con la Grecia, ma dall'altro c'è l'Eurogruppo che deve decidere a livello di ministri delle finanze e ovviamente tutto deve essere votato dai governi. Siamo nel mezzo di quel processo e dobbiamo aspettare ancora. Il ministro delle finanze greco, Varoufakis, ribadisce che l'intransigenza dei creditori è controproducente. Questa crisi di liquidità è politicamente orchestrata dai creditori per cercare di costringerci a perpetuare questa crisi generatrice di debito. Questa nazione, questo paese, un governo diverso, ovviamente hanno aggiunto credito inesigibile a quello esistente perché le condizioni dell'austerità riducono gli introiti con i quali quel debito deve essere ripagato. E il vice ministro del welfare Stratulis afferma che se i creditori non ammorbidiranno le richieste, il paese potrebbe andare a nuove elezioni.